Phil Collins, oggi vi voglio parlare di un film pazzesco di Phil Collins, nel senso un passaggio, che sicuramente conoscerete già perché è un film che hanno già suonato tutti, che hanno già spiegato tutti, che quindi non voglio stare a rompervi le scatole troppo con questo film, ed è il film di In the Air Tonight. E dato che questo film però è super musicale, non così difficile da fare, ma molto 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 efficace, oggi voglio andare a prendere questo film... Come si dice? Voglio ispirarmi a questo film per poterne creare tantissimi nuovi e super super musicali. Per chi comunque ancora non conoscesse questo film, ve lo faccio sentire. E detto questo, direi che possiamo partire. Io ovviamente devo però prima ricordarvi di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanellina se ancora non l'avete fatto, ma detto questo anche di seguirmi sui miei canali Instagram, Facebook e anche di seguirmi sul canale Telegram. Direi che comunque possiamo partire. Quindi per prima cosa, una cosa che sembra stupida ma in realtà secondo me è importantissima, è capire che quando si fa un passaggio, ad esempio io questo passaggio l'ho fatto tutto con la mano destra, e per prima cosa ve lo voglio dire, il passaggio che ho fatto io, che è questo qua, teoricamente non sarebbe proprio così, perché mi ci vorrebbero tanti più tom, cioè sarebbe tutto coi tom senza rullante, ma il problema è che io, avendo solo un tom e due timpani, non posso fare questa cosa. Mi servirebbero almeno tre tom e due timpani, direi. Sì, tre tom e due timpani mi servirebbero. Quindi, non avendo la batteria in questo modo, ho dovuto arrangiarmi. Detto questo, comunque, possiamo sempre decidere come fare un certo passaggio e soprattutto non doverlo fare per forza solo con la mano destra, ma ad esempio possiamo decidere di fare alcune cose di destra, alcune cose di sinistra, in base magari a dove sono gli strumenti, dove sono i tamburi, dove sono i piatti che vogliamo andare a suonare. Questo perché ve lo dico? Perché finché le faccio a una certa velocità come questa, quindi una velocità molto molto lenta, non ho problemi. Ma nel momento in cui magari mi capita di fare questa cosa su una canzone molto più veloce, ad esempio questo, diventa tutto un pochettino più complicato. Quindi il fatto di poter cambiare mano sembra stupido, però tante volte ci si fossilizza su una certa cosa e si dice: ok, lui l'ha fatta tutta con la mano destra e quindi io la devo fare tutta con la mano destra. Non è così. Questo è un primo modo di orchestrare il feel in una maniera diversa. Passiamo direttamente al secondo. Questa era giusto una cosa così. Uno dei modi migliori per andare a modificare questo feel, per andare a prendere appunto questo feel fighissimo e crearne di nuovi, ma basandosi sempre su quel modo lì, è quello di andare a suonare col piede sempre la stessa cosa, cioè sempre le stesse note con il nostro piede destro, cioè con il nostro piede forte, ma anziché andare a suonare i colpi di mano con una mano per volta, che può essere la destra o la sinistra come abbiamo visto prima, andare ad armonizzare le note che facciamo con le mani, cioè andare a suonare su due superfici diverse, che ovviamente possono essere il rullante e un tom, il rullante e un timpano, il tom e un timpano, oppure il rullante e un crash, cioè ci sono mille possibilità, mantenendo sempre la stessa scansione mani piedi del feel, ma andando a muovere un pochettino, ad esempio in questo modo. Ovviamente però questa cosa la possiamo fare, come vi dicevo anche prima, non solamente su rullante tom oppure tra tom e tom, ma possiamo spaziare, nel senso possiamo anche utilizzare i piatti, ad esempio crash e charleston, oppure china e rullante, tom e splash, possiamo fare veramente quello che vogliamo.
Metodo numero 3, incominciamo veramente a cambiare un po' di cose, perché fino adesso alla fine l'idea del passaggio era più o meno sempre la stessa, nel senso comunque era sempre mani, mani, piede, eccetera, eccetera, eccetera. Ma adesso andiamo a fare il contrario. Allora, dove suonavamo con le mani, cioè con le bacchette, andiamo a suonare con i piedi. Quindi le note che suonavamo con le mani andiamo a suonare con i piedi, mentre quella che andavamo a suonare col piede andiamo a suonarla con le mani in giro per la batteria. Se il passaggio di prima, tutto sul rullante, sarebbe stato questo, adesso diventerà questa cosa qua. Semplicemente andiamo a invertire le due cose. Ovviamente con la mano possiamo suonare sia con la mano destra sia con la mano sinistra, è indifferente quello. La figata è spostare la mano sui tombo, sui piatti, e poi pian pianino portarlo su a velocità. Ve lo faccio sentire. Ovviamente poi possiamo portarlo su di velocità, quindi farlo diventare da sedicesimi a trentaduesimi, e non per forza suonare solo con una mano sola, nel senso quando abbiamo il colpo con le bacchette possiamo anche andare a suonare con le bacchette insieme come abbiamo fatto prima, quindi... Numero 4, sticking. Gli sticking, come sapete, sono fatti solitamente sempre con le mani e basta, non c'è cassa, non ci sono piedi. E voi mi direte, sì, ma il fill che abbiamo fatto oggi conteneva sia mani sia cassa, come facciamo? Ce ne freghiamo. Quindi noi andiamo a fare adesso in questo modo. Quando suonavamo nel fill i colpi con le mani, andiamo a fare accento con la nostra mano forte, cioè con la mia mano destra. Mentre quando avevamo la gran cassa, cioè il nostro piede destro, il nostro piede forte, andiamo a fare delle ghost con la sinistra. Quindi accenti con la mano destra, ghost con la mano sinistra. Questo farà sì che vengano molti sticking super 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 musicali. Vi faccio sentire qualcosa giusto per farvi capire. Ovviamente la cassa, poi io vi ho detto non bisogna metterla, bene, negli sticking non c'è, ma non c'è problema. Se noi andiamo a mettere la cassa, ad esempio come ho fatto in questo fill, quindi Charleston e cassa, oppure un crash con la cassa, va benissimo, non c'è problema. Altra possibilità super super importante e super... efficace è quella di utilizzare i flam. I flam li conosciamo tutti, sono una ghost e subito dopo un accento, quindi... E solitamente siamo abituati a fare la ghost di sinistra e l'accento di destra. Se però andiamo a invertirli, cioè facciamo prima la destra e poi la sinistra, diventa sul rullante la stessa cosa. Ma se noi andiamo a mettere la nostra mano destra, comunque la nostra mano forte, su un tom, mentre la mano sinistra che fa l'accento continua a rimanere sul rullante, succede questa cosa qua, e fatto così fa schifo. Ma se andiamo a mettere i flam in un certo modo, può funzionare. In che modo? Ovviamente nel modo solito, quindi quello di andare a suonarlo come il fill della canzone di Phil Collins, che è sempre lo stesso, è solo un'altra interpretazione. Ovviamente questo possiamo anche andarlo a mettere insieme all'armonizzazione di cui parlavamo, mi sembra, nel secondo punto, cioè quella in cui andavamo a suonare insieme le mani. Se io faccio un po' flam e un po' armonizzazione, viene questa cosa qua.
Io ho fatto principalmente flam su timpano tom edullante o timpano edullante, ma in realtà possiamo anche andare a suonare i flam su un solo tamburo o solo su edullante. Penultimo, un pochettino più complicato, ovviamente perché siamo verso la fine, ma super super figo, super super efficace, è il tafil. Non tutti conoscono questo tipo di fill, ma in realtà è molto semplice. Andiamo a raddoppiare alcune note e oggi io andrò a raddoppiare la prima delle due note, cioè ritmicamente il fill fa... E io andrò quindi a raddoppiare la prima nota, quindi passerò da fare questo a fare questo. In più la figata secondo me è fare o i fill mantenendo la cassa come ho fatto adesso e quindi mantenendola com'è il fill originale, oppure andando a togliere la cassa e fare quella nota che faccio con la cassa sempre con la mano, andando a fare quindi questo. Io vi consiglio all'inizio di fare tutto di mano quando dovete studiare da zero questo tipo di fill. In più, come avete visto, non devo sempre per forza fare tutto sullo stesso tom, sul rullante, ma posso andare anche a suonare cose diverse. Questa cosa qua può diventare anche questo. Può diventare anche questo. Può diventare anche questo. Quindi spaziate un po' sopra questo fill, perché secondo me questa roba qua è veramente veramente molto figa, molto divertente e super d'impatto. Vi faccio sentire questa cosa, ogni tanto possiamo andare a suonare così, quindi tutto di mano, ma come vi dicevo possiamo anche andare ogni tanto a mettere il piede nel punto giusto della ritmica, facendo diventare quindi il tutto questa roba qua. Mi è venuta una roba strana che non volevo fare, in realtà, ma mi è venuta lo stesso, quindi ve la dico. Alla fine, l'ultimo fill, se non ci avete fatto caso, tornate indietro, ho fatto una pausa, sbagliando, però in realtà può funzionare lo stesso. Cioè, anziché mettere un colpo di cassa o mettere un colpo di mano, ho fatto niente, cioè ho fatto pausa. Quindi in pratica ho semplicemente fatto i primi tre colpi. Può funzionare, le pause sono sempre fighe da fare, quindi è una cosa in più. Ho sbagliato, ma ve la dico lo stesso, è una cosa in più. Ok, adesso settimo e ultimo modo di suonare questo fill, ovviamente, è mettete tutto insieme. Quindi andate a improvvisare, andate a provare un po' di cose, mettendo un po' di alta fill, un po' di flam, un po' di linear, un po' fill normale. Ovviamente all'inizio sarà un po' difficile, ma poi vedrete che vi entrerà in testa questo fill e riuscirete a improvvisare. Quindi andare a cantarvi quello che dovete fare e suonarlo sulla batteria senza dover pensare troppo. Ad esempio, potremmo fare inizio del fill normale e poi passare a flam e infine fare un alta fill, ad esempio una cosa del genere. Quindi all'inizio cominciate così, nel senso pensate bene prima cosa dovete fare. Poi pian pianino, appunto, come vi dicevo prima, andate a improvvisare e quindi varrà poi tutto, qualsiasi cosa. Con questo spero che il video vi sia piaciuto e direi che posso anche finirla qua. Spero che questi 7 modi di interpretare il fill famosissimo di Phil Collins, passaggio per il fill di Phil, e soprattutto vi siano serviti, piaciuti ma soprattutto serviti. Ovviamente non è che si debbano fare tutti
infatti è ovvio che più ne sapete meglio è, ma il mio consiglio è: prendete magari quello che vi è piaciuto di più e provate a costruirvi voi alcune cose su quel passaggio, magari andando a cambiare una certa cosa, proprio come ho fatto io. Non è che ho fatto tutte le possibilità, ne ho fatte 7, ce ne saranno migliaia di possibilità di modificare questo film. Oltre a copiare le mie, cercatevene anche di vostre, così almeno andate ad ampliare sempre il vostro vocabolario. Vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al canale, cliccare sulla campanellina, andare sui social, Instagram, Facebook e Telegram, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ah, lasciatemi un like, mi raccomando, è importante. Ciao!